Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. L'Assemblea nazionale è convocata ad eleggere il Presidente della Repubblica. Dal cruscotto di manovra si innestano in aula gli altoparlanti. Siamo alla seconda giornata di votazioni. I tre scrutini della prima giornata hanno visto affermarsi prima Parri, poi Merzagora, poi Gronchi. Gli onorevoli deputati sono pregati di entrare in aula. La seduta è iniziata. I commessi chiudono le porte. Dal lucernario piove più luce del solito per le riprese televisive. Sono una delle novità di queste sedute. Tutto il mondo ormai è al corrente di quanto è avvenuto a Montecitorio. Vi si è fatto un buon lavoro quando le porte si chiudono. L'eccezionale maggioranza dimostra che il nuovo Presidente della Repubblica è stato designato dalla volontà della nazione. Crepitano entusiasti anche le macchine per scrivere dei giornalisti. Questa sera gli striloni non dovranno fare sforzi di fantasia per gridare la notizia di attualità. Alle edicole i cittadini aspettano. Nei resoconti della seduta cercano la conferma di avere partecipato quasi personalmente alla nomina di Gronchi. Ne leggeranno anche la biografia, ma in gran parte la conoscono. Dopo la liberazione è stato tra i protagonisti della vita politica italiana. Dal 48 i deputati l'hanno eletto Presidente della Camera. Da allora l'abbiamo sentito esprimersi nitido e concreto all'apertura delle sessioni parlamentari. Sarà dunque molto intenso, sia per l'Assemblea che per le commissioni. E parlare fermo durante le crisi di governo. Ritengo che, al di là della passionalità che può aver caratterizzato fino a qui i rapporti tra i vari partiti, una considerazione ispirata all'interesse generale renderà possibile la formazione di un governo che risponda alle aspettative del Paese. Ragionare con la propria testa, agire in conformità è la divisa di Gronchi. Ma delle vite singolari si vogliono conoscere tutte le tappe. A Pontedera ci sapranno dare qualche notizia, magari inedita, sul concittadino Gronchi. In via Marconcini si fa a gara per indicarci la casa dove è nato il 16 settembre dell'87. Il comune ha subito affisso un manifesto. Al giusto orgoglio civico si mescola un'esultanza più intima, quasi di famiglia. Tutti parlano di lui. Nel corteo del primo maggio lo chiamano Giovanni. Ricordano quando si iscrisse ragazzo all'Azione Cattolica, quando andò volontario alla guerra del 15 e si meritò 3 decorazioni al valore. Poi aderì tra i primi al Partito Popolare. La cronaca parlata prosegue sui tavoli delle redazioni dove si impaginano testi e fotografie. Se n'è trovata una di quando aveva 9 anni. Deputato, sottosegretario nel 22, dimessosi nel 23, schierato con l'opposizione dell'Aventino. Lascia l'insegnamento, lavora per vivere in una industria di colori. Collega i gruppi antifascisti, rappresenta la Democrazia Cristiana nel Comitato di Liberazione. Ministro nei governi fino al 46, poi presidente del Comitato d'Intesa Sindacale e oggi presidente della Repubblica. L'album continua, ci fa incontrare con la signora Carla. Accanto alla targa di Via Fea, un cartello Stop, un invito che accogliamo volentieri. Nell'appartamento romano di 4 camere i 2 figli, Mario di 13 anni, Maria Cecilia di 11. Le sue compagne le hanno detto, tuo padre dovrebbe farci dare vacanza, ma lei invita Mario a non solidarizzare con la richiesta. Poco dopo, nel risponderci, la signora Carla trova subito la nota. Non voglio che i miei bambini credano di diventare importanti soltanto perché hanno il papà Presidente della Repubblica. Questa sarà la mia più grande preoccupazione, perché desidero rimanere soprattutto una buona mamma. Un pensiero con cui le madri saranno pronte a simpatizzare. Il nuovo presidente affida oggi al nostro microfono una delle sue prime dichiarazioni. L'emiciclo di Montecitorio contiene a stento l'Assemblea nazionale, formata dalle 2 Camere e dai rappresentanti delle 4 regioni. Al completo il governo. Al banco della presidenza, accanto a Gronchi, Merzagora, che poche ore prima ha rinunciato alla candidatura. Le tribune sono ancora più affollate che il giorno prima. Presiede anche oggi Giovanni Gronchi, è lui ad aprire la seduta. Sono da poco passate le 15:45 quando il segretario ha iniziato la chiamata dei votanti. Onorevole Paolo Bonomi. I presenti ormai prevedono il succedersi dei nomi per ordine alfabetico. Campilli e De Caro interrompono la conversazione. È stato chiamato De Nicola. Ogni volta l'Assemblea applaude l'uomo che per primo ha guidato la nostra Repubblica. Vota Martino. Incontriamo Fanfani mentre anche lui fa la fila. Vota il senatore Guglielmone. Vota l'onorevole Nenni. Nell'emiciclo è scomparsa la tensione di ieri quando i partiti si esploravano a vicenda. Bella sta aspettando e così Manzini. Ma ormai le votazioni si sono accelerate.
I fanatici del cronometro hanno fatto la media, 15 schede al minuto. Vota Saragat, poi come vuole l'alfabeto il presidente Scelba. Ecco, segni. Ora è la volta di Togliatti. Cessano le conversazioni, è cominciato lo scrutinio e Gronchi legge. Gronchi. Gronchi. Gronchi, alternato da qualche altro nome, più frequente quello di Einaudi. Ma le sequenze Gronchi si ripetono, si prolungano. Si sta delineando una delle votazioni più concordi. Sono le 17:05 quando scroscia l'applauso. Gronchi ha letto per la 423esima volta il proprio nome. Oggi bastano 422 voti per essere eletto. Si grida viva l'Italia, viva la Repubblica. A questo punto l'onorevole Gronchi cede il seggio al vicepresidente della Camera, onorevole Leone, che al termine dello scrutinio proclama: unico il risultato della quarta votazione, presenti e votanti 833, maggioranza della metà più uno dei membri del Parlamento più 10 delegati regionali, 422, hanno ottenuto voti, Gronchi 658. Io sento tutto il valore e l'attenzione, non soltanto parlamentare, ma anche popolare, che mi accompagna al Quirinale e che sulla base di una rappresentatività così larga mi conferisce una responsabilità estremamente impegnativa. In questo momento mi verrebbe la tentazione di trovare un nesso fra le mie origini professionali di insegnante e il ruolo altissimo che oggi mi tocca. Vorrei cioè dettare al popolo italiano un tema: amate l'Italia, e vorrei, con l'aiuto di Dio e con la collaborazione di tutto il popolo, che io riuscissi a svolgerlo lodevolmente. Tutti i giorni al Quirinale il cambio della guardia è una cerimonia solenne, ma il 12, data dell'insediamento del nuovo presidente, diventerà moltitudine questa folla quotidiana. Alle congratulazioni di Einaudi, Gronchi ha risposto: mio pensiero rivolgersi a lei con la immodesta ma fervida ambizione di continuarne l'esempio. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network bbcentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.